O miei carissimi e amatissimi in Dio, vigilate sulla vostra vocazione, mantenete salda la vostra altissima dignità, con grande rispetto e onore, e procedete in modo tale non solo da svolgere gli incarichi ad essa connessi, ma da ottenere il premio preparato per voi dall'eternità. Queste parole, tradotte dal latino, fanno parte di una lettera di congratulazioni inviata a due neosacerdoti da padre Elia Facchini, allora vicario del convento di San Francesco, in una località della Cina, il 26 luglio 1897. Ancora oggi, esse sono per noi di esortazione, a vigilare sulla nostra vocazione alla sequela di Gesù, amando la sua parola, i fratelli e compiendo tutti i servizi che siamo chiamati a svolgere. Battezzato con il nome di Pietro Giuseppe Facchini, Sant'Elia, figlio di Marianna Guaraldi e Francesco Facchini, nasce Renocentese il 2 luglio 1839, terzo figlio dopo due sorelle, una delle quali entrerà nell'ordine delle Orsoline a Ferrara. A 11 anni riceve la prima comunione, amorevolmente istruito dalla mamma. Ascolta le prediche di un frate francescano e di tanto in tanto si reca nel paese per le predicazioni e l'elemosina. Si distingue tra coetanei per il suo carattere allegro e estroverso, tanto da essere soprannominato il Matto Facchini. Porta a termine gli studi scolastici come esterno, presso il seminario di Finale Emilia, ottenendo una discreta cultura letteraria. A 18 anni decide di entrare nella casa provinciale dei Francescani, a Bologna. Poi viene inviato nel convento delle Grazie presso Rimini, dove il 1 novembre del 1857 veste l'abito francescano con il nome di Elia. Ancora studente, riceve il sacerdozio a 25 anni, il 18 dicembre 1864, per le mani dell'arcivescovo di Firenze. Successivamente, officia la prima messa al suo paese, tra l'ammirazione e le gioie di tutti. Le leggi di soppressione del Regno d'Italia gli impongono di lasciare il convento con mille problemi per esercitare il suo ministero. Fu così allora che Elia si decise a partire missionario per la Cina insieme a un gruppetto di confratelli, affrontando un lunghissimo viaggio, pieno di incertezze, verso quella terra dove avrebbe trascorso il resto della vita. Il vescovo di Taiwan Fu, San Gregorio Grassi, francescano, suo confratello, gli affidò la formazione dei seminaristi cinesi, ai quali dedicò tutto se stesso, salvo un periodo in cui gli venne affidato il noviziato dei frati minori. Per decenni osservò un orario rigorosissimo e senza interruzioni, sveglia alle 2:30 del mattino, a cui seguiva un'instancabile attività di 19 ore giornaliere, tra lavoro, preghiera, insegnamento e direzione spirituale. Scoppiata la persecuzione dei Boxers, setta xenofoba e violenta, il 9 luglio del 1900 Elia Facchini vide morire i suoi confratelli, sette suore francescane missionarie e numerosi dei suoi giovani seminaristi cinesi, tra questi San Giovannino Van, di 10 anni, ritratto con padre Elia nel monumento da Renocentese. Giocava a palla davanti ai carnefici con padre Elia che cercava di trattenerlo. Perché? Gli rispose, se ci uccidono andiamo in paradiso. E così fu. Elia fu l'ultimo a cadere, sotto i colpi della scimitarra, che gli spezzò le gambe e lo decapitò. Padre Elia Facchini, di cui si ricorda l'eroica obbedienza e l'appassionata opera di insegnamento, insieme a un gruppo di 120 martiri cinesi, è stato santificato in Vaticano il 1 ottobre del 2000 da Papa San Giovanni Paolo II.